o Andrea Rigoni o Stefano Fracassi. Andrea Rigoni in fuga. Ecco il gruppo che insegue a 10 secondi. La macchina più corta. Ecco ancora Andrea Rigoni, ancora in fuga. Andrea Rigoni. Due atleti contrattaccanti, guardiamo. Avranno 15 secondi. Che insegue. Ancora Andrea in fuga, ancora Andrea Rigoni. Sembra che abbia guadagnato. Mi sembra che abbia guadagnato. Gruppo sfilato in fila indiana. Avranno 15 secondi dal fuggitivo. Da Andrea Rigoni. Forza, avanti! Guardiamo se ancora Andrea Rigoni, ancora Andrea in fuga. Guardiamo se ha guadagnato in quel giro qui. Ecco i primi contrattaccanti a 10 secondi. Il gruppo si è spaccato in tanti tronconi. Ecco la coda del gruppo a 20-25 secondi dal fuggitivo. Tre giri a termine della terza gara della giornata qui a Rezzato. Andrea Rigoni in fuga da 5 giri. Ecco, mancano tre giri a termine della terza gara della giornata. Sempre Andrea Rigoni in fuga da 5 giri. Guardiamo se ha guadagnato. Guardiamo se Andrea. Il gruppo si sta, o meglio, una manciata di corridori si sta avvicinando pericolosamente al potentissimo portacolori. Bravo Andrea, bravo. Ancora ecco Andrea. Ecco Andrea, guardiamo se ha guadagnato o ha perso qualche secondo. Gruppo che si è spaccato in tanti tronconi. 17 secondi il vantaggio. 17 secondi di Andrea. Ecco i controattaccanti. Gruppo che si è spaccato in tanti tronconi. Gruppo che sta indagando una parte del gruppo. 35 secondi, non sono tantissimi, però bisogna andare a perdere per andare a cercare Andrea Rigoni, che ovviamente non ci sta. E sta ancora dominando la pedaliera, ma tutto. E ancora fuori, solo quella.
bella azione, comunque spettacolantissima. Garda Plast, Gino Pizza, ristorante Pizza 3C. Ortofrutta PV, che tra l'altro ha confezionato i nostri cesti, cesti che hanno portato via già alcuni atleti che sono tornati a casa e che sono stati premiati, quelli della prima corsa, Guatta, Fausto, impiancatura di vestimenti plastici. Ecco la macchina, l'ammiraglio della Valverde, macchina piccosa, porta tecnica, questo è il giro della campana. Eccoli qua, ecco la signora. Giro della campana per la terza gara della giornata. Scusa, è vero. Ancora Andrea. Sta stringendo i denti. Ancora Andrea, dai! Bravo, non sta mollando di un centimetro, straordinario veramente. Dai Andrea, grande! Dai Andrea, dai, non mollare! Non molla. E lo stanno braccando il centro. 8 secondi di margine di Andrea nei confronti di questo. 8 secondi dai primi contrattaccanti. Gruppo che sente il suono meraviglioso della campana. Sbattacchiata. Sbaccacchiata il nostro Giuseppe Vezzosi, rilasciata ancora là, pochi secondi di vantaggio su un gruppetto dei servitori, signori, mancano ancora 5 km. Ragazzi, è una corsa fantastica, credo che sia ancora Andrea.